Ne ci sta bene a Livorno perde. E ora vi spiego il perché, prima di essere malinterpretato. Allora, per me c'è differenza da perde a perde così. Cosa ha fatto Livorno? Uno mi può dire, vabbè, ti lamenti, c'è stato tempo, a parte sul finale preso il gol del 3-1, che vabbè, quello si può anche lasciare stare. Di, bene o male, un gol l'hai messo a paletti, però sei stato molto più pericoloso e molto più offensivo te. È vero, ma il primo tempo l'hai visto. Il primo tempo l'hai visto che prima di fare quell'altro gol ne hai presi due perché ha dormito. E ti è andata bene, ne hai presi solamente due. Allora, io voglio specificare questa cosa. Chiaramente lo dico non con piacere il fatto che secondo me Livorno è giusto e abbia perso e non ci sta bene. Perché? Perché se no veramente sarebbe una cosa non da incoerente di più e sarebbe una cosa buttare fuori. Però lo so che mi fa incazzare è... scusate se magari potrò essere volgare, non lo so come sarò. È il fatto che tutte le volte bisogna quasi sempre, quasi prendere il gol per svegliarci un pochino. Poi meno male ci si sveglia, però fino a quel momento comunque è la cosa da sistemare, se mai si può sistemare, perché ora un dio che siamo a metà ma poi ci manca, e questa serie per quanto riguarda il MLB stanno sta andando avanti quasi sempre. Io, per l'amor di Dio, posso capire che Latina come squadra è, nonostante la classifica, secondo me, per quanto riguarda l'organico che c'ha, può essere sotto certi punti di vista bugiarda, perché secondo me Latina già dall'anno scorso l'ho sempre reputata una squadra incostante, perché i giocatori ce l'ha e oggi, come sempre tra noi, l'ha dimostrato e non gioca nemmeno così male. E quindi appunto, cosa voglio dire? Io sono d'accordo che si va a giocare contro Latina in casa, che sa, Latina in casa contro bene o male quasi tutte le squadre è una squadraccia, nel senso è noiosa perché magari ci sorti male, però è anche vero che alla fine si sta parlando pur sempre di una squadra di Serie B. E cosa voglio dire con questa serie? Voglio dire che io credo che anche col Cagliari, che per ora, a parte la scorsa giornata, comunque sta tra virgolette ammazzando il campionato, con tutte le squadre la può giocare. Magari soprattutto con quelle che in teoria, data la classifica, dovrebbero essere meno forti, o ti ripeto, anzi, in teoria meno forti, o perlomeno qualitativamente un po' peggio di te, soprattutto appunto contro quelle che sono sotto di te in classifica. E a me si mi fa incazzare che proprio hai avuto un... sei entrato in campo con un atteggiamento proprio disastroso. Sto lasciando il fatto delle osi, dei gol subiti, no? Ma anche delle dormite assurde. Mi viene in mente quella osa di Maicon, o Maicon, perché non, che uno ancora capì come si pronuncia, del primo tempo, mi pare, il giocatore del Latino fosse Costi. Ne leva palla dentro l'area nostra, e poi sono di ripartire, insomma, magari subito provare il contropiede, fare cosa, insomma, leva di uno la palla dalla difesa, dall'area. No, va avanti dopo tre secondi e Costi li fa. Cioè, uno che se lo tocca a lui, si addormenta, perde palla. Poi, vabbè, Costi tira, oh sì, boom, meno male, va a piccionare. Cioè, se andava in porta, poteva essere un altro periodo. Ma dormiente. Ma poi, per quanto riguarda il primo tempo, tralasciando da quando poi, meno male, sera, provato a riaprire la partita con quel di vantaggiato. Io penso vantaggiato sia stato uno dei pochi che ci abbia veramente creduto. Per quanto riguarda questa partita, lì, fra l'altro. Cioè, fino a quel momento proprio una squadra dormiente, tu. Cioè, alla fine pareva a Barcellona tra un pochino. E come ho detto prima, meno male ci è andata bene, se ne è presi solamente due. Perché se si è veduto le cose guardando solamente il primo tempo, anzi, guardando solamente quello sprazzo di tempo che è durato dall'inizio fino a quanto? 35esimo, 40esimo, toh, non so nemmeno. La fine te ne prendeva a fare benissimo 4 in totale. Comunque. E il discorso mio, che chiaramente era sarcastico, il discorso non ci sta bene, è riferito a questa serie. Perché comunque rimango convinto che è giusto che Livorno abbia perso. Perché anche se nel suo tempo hai voluto provare a almeno riequilibrarla, magari se la riequilibrava addirittura magari a vincere, perché se non avessi fatto il pareggio probabilmente potevi magari addirittura ribaltare il risultato. Cioè, resta di fatto, ok, sì, ci hai messo il tuo, ma perché tutte le volte devi rincorrere? E non lo fai già prima?
Cioè, se una squadra ti dà la possibilità di rincorrere, vuol dire che allora, bene o male, quasi sempre, vuol dire che allora è fattibile la mia partita. E dico, perché tutte le volte vi arriva nella situazione di rincorrere? Perché? Perché, Dio io? Non puoi, tra virgolette, essere offensivo già prima. Che fra l'altro è anche, secondo me, mentalmente più facile. Cioè, quando sei svantaggio, secondo me, sei anche più frenetico nel fare le ossa. Magari, sì, ok, sei forse più anche aggressivo, che magari vuoi ribartarla o prima di agganciare il risultato. E lì sono d'accordo. Però sei più frenetico, c'è più lanza, magari c'è più lanza, magari giochi peggio, controlli meno. E io dico, perché appunto non ti cerca tutte le volte? Questo discorso io l'ho sempre fatto, sia nei video, sia parlandosi con la gente, magari per fare discorsi di Warner, no? Perché devi sempre aspettare un svantaggio? E ripeto, perché non avessi capito. Se magari giochi contro, per dire, Real Madrid, Barcellona, quelle cazzo ne so, una delle squadre quelle tra le big giganti del mondo, no? Esci di, d'altronde. Cioè, per l'amore di Dio, la palla è tonda e può sempre giocare tutto, però che possibilità c'hai? Però ripeto, se, cioè giochi contro squadre Serie B, che bene o male la Serie B è già molto più, cioè le partite sono molto più fattibili piuttosto che in Serie A. Che in Serie A c'è la prima, che 99 su 100 si va già con l'ultima a vincere, per dire. Serie B no, basta vedere appunto come la partita che ho detto prima, la settimana del Cagliari. Il Cagliari che è andato già a Brescia, quante ne ha presi? 3, 4, non lo vedo nemmeno io. Però per fatevi, io dico, perché, dato che l'opportunità c'è, senza togliere niente a tutte le altre squadre, chiaramente, è solamente un discorso realista, obiettivo, perché devi sempre aspettare di andare a svantaggio per provare a fare qualcosa? Anche l'altra volta, contro il Novara in casa. Sì, ok, per l'amor di Dio, lì era già una situazione diversa, perché almeno è ripartito con un po' più di voglia. Però anche lì ti sei svegliato un po' di più quando hai preso go. Per non parlare delle partite prima, tutte le volte è così. Io sinceramente mi sono rotto il cazzo di questa situazione lì. Perché più passa il tempo, di tanto però, no che me ne pento, però diciamo divento sempre più dubbioso. Io rimango dell'idea che la squadra, volendo, se gioca a modino, se c'è quel briciolo di voglia barra gioco, può fare qualcosa, magari non ne vinci tutte, però puoi fare qualcosa. Sicuramente è meglio da adesso che sei in una condizione critica. Cioè, come usa di, ma ci si salva, cioè se si gioca così ci si salverà. Perché chi ti riesce più nemmeno a fare un punto tra poino. Perché? Perché? Io credo che le prime 4 partite, quelle nelle valle si è fatto, se ne ha vinto tutte qua, cioè le prime 4, no? Che si è fatto 12 punti di fila o sì. Cioè, abbia non so perché, non sia stata solamente fortuna, forse una, toh. Però l'altra no, l'altra, cioè, hai vinto meritatamente perché comunque avevi un bel gioco, te la giocavi bene. Perché questo, perché siamo andati a rifinire così? Io boh. Boh, insomma. Questa era, diciamo, questa sorta di sfogo, se lo volete chiamare così. E ora niente, passiamo sempre al primo giorno tempo, anche se, aspetta, scusate, perché qui c'è, no, ok. Cioè, ora andiamo al solito discorso, primo giorno tempo, appunto, anche se bene o male il club l'ho detto, cioè, il succo di davanti al successo lo credo di averlo detto, comunque. Primo tempo, appunto, si inizia. Latina, clamorosamente predominante, cioè domino quasi totale Latina. Fanno 2 gol, grazie a Dio ne fanno solamente 2. Verso la fine Livorno dice, ma proviamo, no? A ripartire un pochino, a fare qualcosa. Cioè, fatto sta facendo, sì, non la prima, ma se non sbaglio la seconda volta, quando secondo me si è reso un po' più pericoloso, sempre nel primo tempo, riesce davvero con vantaggiato. Un bel gol, fra l'altro, perché ha fatto secondo me un dischetto gol, perché non è semplice fare quello, ha fatto vantaggiato. E insomma, finisce il primo tempo 2-1, che comunque speravo durasse poco, e invece no, è durato tanto, addirittura è diventato 3-1. Perché? Perché quando Livorno è entrato nel secondo tempo, si è visto, da, appunto parlando di Livorno, una prestazione diversa. Ovvero che pro Livorno ha provato a reagire, cercando seriamente di fare qualcosa. Così purtroppo non è stato, mettici anche il fattore sfortuna, se ci vuoi mette, anche se non come nella precedente partita, però ogni tanto va così, ne ha fatto.
magari mettici anche un briciolino, non voglio dare loro il pallaio, ci mancherebbe, però ci ha messo del suo anche oggi, su un'occasione in particolare che a parere mio era rigore, però vabbè. E niente, resta di fatto che Livorno prova, non fa niente, addirittura Bonino butta in dopo tre secondi di entrata butta in piccionaia, un'occasione non d'oro di più. Insomma, fatto sta, prova, e chiaramente rimane offensivo, Livorno troppo sì. Contropiede del Latina, se non sbaglio era qua addirittura va a 83, tac, nell'ultimo minuto fanno il gol del 3-1 e partita chiusa, che ha chiusa l'episodio lì, insomma, e niente, vedete quanto è successa la partita, sia stata abbastanza superficiale e sintetica, perché come ho detto prima, credo di averlo detto appunto nello sfogo precedente, ecco. Quindi niente, questo era il classico mentino, ora arrivo alle conclusioni, perché sinceramente brutto da dire, però la verità non ho più voglia, perché è da quando è finita la partita sino ad ora che sto parlando di questo Livorno con i miei amici di qua e niente, sinceramente basta, tanto veloce da dire, l'ho detto, e l'Uniosa non voglio sperare, perché tanto ho vinto partite, spero e parlate porta anche merda, quindi l'Uniosa è che davvero cerchiamo di trovare una soluzione a questa situazione VIP, perché così veramente quello che ho detto prima e le cose che senti di spero solamente la gente lo dia solamente le ruzza, ho detto solamente di volte da tre discorso, ma ci si salverà? No, se si continua così c'è il rischio che diventa veramente una cosa, cioè una domanda barra dubbio veramente vera ed effettiva, appunto, quindi cerchiamo di cioè cerchiamo come si gioco io, come se giocassi io, cerchiamo comunque di cambiare questa situazione lì, perché non è il modo di andare avanti. E lo se fa incazzare di più è che quando dici sai non c'è le arte per poter giocartela, allora te ne devi fare una ragione, solo me le arte ce ne sono anche troppe per potersele giocare con tutte le squadre, però così facendo non sembrerebbe, insomma, e l'osso mi fa incazzare parecchio, perché appunto dato che le arti ci sono, io come credo non metto mezzo le arti, però credo tutti i livornesi che tengano veramente alla squadra vorrebbero vedere un arte tipo almeno no, primis il risultato, poi volendo anche di gioco, perché alla fine se è Livorno non puoi pretendere di giocare, di fare tiki taka, ecco, bisogna essere obiettivi. E niente, quindi ci vediamo al prossimo video, vi sto sempre più diventando oscurato, vabbè, niente, ci vediamo al prossimo video, e che se non sbaglio sarà in fra settimane che si gioca in casa, non mi ricordo contro chi è, quindi non faccio nomi, buttati così, ma la male metterò, ecco vedo. Ah, si giocherà alle 6:30 mercoledì in casa, quindi dovrebbe essere in teoria un po' più fattibile, boh, vabbè, detto questo niente, non dio nulla, saluto tutti come sempre, ciao.